Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, ecco la nostra video anteprima di JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle. Alcuni giorni prima della Games Week 2013 siamo stati invitati da Namco Bandai alla presentazione ufficiale di JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle, picchiaduro e incontri ispirato alla celebre manga Le Bizarre Avventure di JoJo. I moltissimi fan che seguono dal 1987 a oggi quest'opera di Eroi Koraki saranno sicuramente di cosa stiamo parlando. Ci lasciamo andare però in un piccolo riassunto, sicuramente riduttivo, data la maestosità dell'opera, in modo da farvi capire effettivamente cosa ci troveremo di fronte. Le bizzarre avventure di JoJo prende in considerazione l'epopea della famiglia Joestar, dinastia che ha avuto a che fare con zombie vampiro, esseri immortali, poteri psichici e moltissime altre situazioni strambe. Inizialmente i protagonisti potranno contare sulle onde concentriche, proprio avanti sviluppate come stand. Gli appena citati stand sono delle vere e proprie estensioni della mente in grado di possedere poteri paranormali. Ci troveremo quindi di fronte a stand dai poteri in grado di fermare il tempo, alcuni rimpicciolire il proprio portatore, cancellare lo spazio, guarire le ferite e molto altro ancora. Dopo questa piccola digressione andiamo finalmente a parlare del gioco. JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle raggruppa tutte le serie di JoJo uscite fino ad oggi e mette in contrapposizione i vari eroi e cattivi inseriti da Araki nelle pagine del fumetto. Sicuramente il tutto verrà contestualizzato attraverso il più classico degli story mode, modalità purtroppo non ancora disponibile durante la presentazione del gioco. Ci siamo ritrovati di fatto a testare la sezione Versus, andando quindi ad analizzare gli scontri uno contro uno. Come facilmente prevedibile, ci siamo ritrovati di fronte a un picchiaduro in stile Street Fighter, basato completamente sulle abilità dei personaggi in questione. Calci, pugni e similia sono classicamente le mosse base, impreziosite però dalla possibilità di sfruttare le abilità innate di ogni personaggio. Va sottolineato però che i poteri dei combattenti saranno quelli originali, di conseguenza Jonathan Joestar, eroe della prima serie, potrà contare sulle onde concentriche e non sulla proiezione dello stand. Di conseguenza molti personaggi risulteranno davvero sbilanciati. Abbiamo infatti combattuto nei panni di Zeppelin contro un feroce dio Brando, zombie vampiro potenziato dal corpo di Jonathan Joestar e in grado di utilizzare anche lo stand The World. Il risultato è stato ovviamente devastante. Gli sviluppatori hanno però annunciato di rilasciare in seguito una patch in grado di allineare il tutto. Scegliendo di seguito Jotaro Kujo e il suo stand Star Platinum, la situazione si è trasformata in un'esperienza più avvicinabile, grazie ovviamente al potere dello stand stesso. Il sistema di controllo legato a JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle si basa su combo, attacchi speciali e tutte quelle mosse che da sempre appaiono nel mondo del picchiaduro. Siamo davvero curiosi di testare con mano la versione finale del gioco, in modo da scoprire quanto tecnico sia questo titolo e se sarà in grado di far mangiare la polvere ai massimi esponenti del genere. La prima impressione è comunque ottima, i comandi rispondono alla perfezione e l'attivazione delle mosse più devastanti richiedono il riempimento di una barra speciale posta ai piedi del giocatore. Il contatore scandirà tre livelli differenti, in grado di andare a procurare danni più o meno pesanti. Una volta richiamata la mossa, si assisterà a una veloce cutscene, con relativo colpo del giocatore attivo. Il motore grafico ripropone perfettamente i personaggi originali del manga, soprattutto in maniera davvero fedele. Ovviamente non ci siamo stupiti di tale beltà. Namco Bandai ha da sempre proposto prodotti come Naruto, One Piece e Dragon Ball, ricostruiti in maniera perfetta, soprattutto per quanto riguarda il character design. L'aria che si respira nel gioco è la medesima che da sempre lo stesso Araki trasmette nelle proprie tavole, posizioni inoccolate comprese. Ci aspettiamo davvero molto da questo nuovo titolo, esponente forse in grado di risollevare un genere che si sta trasformando purtroppo di nicchia. Ovviamente non vediamo l'ora di mettere le mani sulla versione finale del gioco in modo da darvi la nostra opinione. Salutiamo ancora i lettori di HD Blog, alla prossima video anteprima!